Regà, l'avete letto il titolo? Avete visto che questa è la prediction del Benevento di FIFA 18? Non mi interessa, regà, per l'impresa che hanno fatto dovete lasciare minimo, e dico minimo 100 mi piace. Cerchiamo di arrivare a questo traguardo incredibile per questi super ragazzi che si sono meritati la Serie A con la videocamera mobile. Io vi invito ovviamente a lasciare un bel pollice in su, appunto un commento di, magari di supporto, comunque dove mi consigliate qualcosa, e ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale. Io vi auguro buona visione e regà, mi raccomando, mi piace. Ballo! Allora, regà, con i tre difensori. Ci tengo a dire che comunque, essendo salito in Serie A, il Benevento a mio parere riceverà un upgrade per quanto riguarda tutti i giocatori, quindi tutti i giocatori avranno un upgrade e forse alcuni di loro riusciranno ad ottenere una carta oro. Secondo me la carta oro non l'avranno in tantissimi, proprio perché comunque gli overall di partenza in FIFA 17 non sono eccezionali, quindi si avranno delle carte, molte carte con 70, 71, 73 di overall, ma argento. Poche saranno le carte oro, ma quelle che ho ipotizzato io sono 3. Partiamo subito con la difesa. Abbiamo Camporese, Bianco e Venuti. Come potete vedere, tutti e tre appunto abbastanza ottimi in velocità. Un Camporese che, essendo difensore centrale, ha delle ottime stats per quanto riguarda la difesa e il fisico, quindi un difensore appunto coi controcoglioni, nulla di che eccezionale, ma comunque un giocatore che da poco è salito in Serie A è una carta che comunque fa piacere. Per quanto riguarda Bianco, un terzino sinistro con delle stats buone, peccato per la difesa, se fosse stato un 70 sarebbe stato veramente un terzino sinistro argento con i controcoglioni. Per quanto riguarda Venuti, anche lui terzino destro, le stats un po' più basse rispetto agli altri due, comunque un più 5 di upgrade, passando appunto da 65 a 70. Una carta discreta se comunque uno magari vuole farsi una squadra appunto argento della Serie A, magari a cazzo per cazzeggiare. Non è proprio malissimo, ma non è un giocatore eccelso. Per quanto riguarda invece tre centrocampisti, qui abbiamo tre giocatori veramente interessanti. Abbiamo Cipsa, Viola e Erano. Non so se si pronuncia così, Cipsa, ma comunque un giocatore veramente forte. Iniziamo con lui, che comunque riceverà una perdita di più 6. Secondo me sarà uno dei pochi centrocampisti ad avere la carta oro. Ottime stats per lui, magari se era un poco più di difesa sarebbe stato anche meglio, ma un 67 non è che è proprio malvagio. Giocatore completo, come potete vedere, tranne nel tiro che pecca un po', 55. Per quanto riguarda Viola invece, è forse a mio parere uno dei giocatori più interessanti del centrocampo. 73 di overall a mio parere, con più 5 di upgrade, 73 di velocità, 70 di dribbling, 74 di fisico, 75 di passaggio, quindi ottime ottime stats per un centrocampista che secondo me ovviamente non costerà niente. È un giocatore anche abbastanza divertente da usare. Ultimo è terzo centrocampista di oggi, Erano, un giocatore che voglio che abbia un upgrade almeno di 2 arrivando al 70. Un giocatore che non è che sia tantissimo forte, devo essere onesto nelle statistiche, però un 70 di velocità, un 70 di dribbling, un 71 di fisico, poi c'ha quel 67 di passaggio che è abbastanza discreto. Comunque nel complesso un giocatore che sicuramente andremo a provare in FIFA 18, perché comunque ragazzi i giocatori alla fine li proveremo tutti. Per quanto riguarda invece gli attaccanti, troviamo Ceravolo, Puskas e Sissi. Tre giocatori veramente assurdi. Iniziamo da Ceravolo. Ceravolo appunto più 7 di upgrade per lui, arrivando appunto a una carta 77, forse il giocatore che avrà l'overall più alto all'interno della squadra. Giocatore che vorrò provare sicuramente, perché minimo avrà 89 di velocità, visto e considerato che ha 89 anche FIFA 17, 77 di dribbling, 75 di tiro, 73 di fisico, quindi giocatore veramente completo, un giocatore assolutamente da provare. Per quanto riguarda invece Puskas, troviamo un giocatore veramente ottimo nelle stats, molto completo, un più 8 di overall per lui, ha tutte stats equilibrate, peccato per quel 68 di dribbling, fosse stato qualcosa di più sarebbe stato veramente un giocatore mostruoso a mio parere. Poi come terzo ed ultimo attaccante troviamo Sissi. Sissi che magari potrà essere la rivelazione di FIFA 18 per quanto riguarda gli argentini di Serie A, perché io me lo immagino proprio veramente cazzuto, 86 di velocità, quindi questo veramente corre, e 65 di dribbling, 65 di tiro, con un 70 di fisico, che potrebbe far diventare questo giocatore veramente un buggato della Madonna. Magari è uno di quei giocatori che sia 65 però in realtà è un 80, perché ti mette qualsiasi tiro in porta. Comunque raga, questo video può terminare qua. Io spero che comunque vi sia piaciuto. Se lo è stato, lasciate un bel pollice in su, un commento e l'iscrizione. Cerchiamo di arrivare a 100 mi piace, lo so che è impossibile, però voi fate
che questo diventa realtà, io vi invito ovviamente a seguirmi anche nei prossimi video e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella riga.